sono molto felice finalmente su R101. Io sono Manu e adesso lei ve la presento di poter conoscere dal vivo Nicole Vario, la Niki, che l'anno scorso proprio in questo periodo era sul palco della Pigiama Run con la nostra Chiara Tortorella a raccontare la sua storia, che capirete adesso è speciale e lo sentiremo direttamente da lei. Niki, ciao! Ciao! Mamma, l'emozione che vedo nei tuoi occhi, l'emozione di parlare in radio, ce l'hai, me la stai facendo. Come stai? Bene, tu? Benissimo, benissimo, ti sento già a tuo agio, ti vedo a tuo agio perché sei una comunicatrice. Ti va di raccontarci la tua storia, che poi è quella che ti ha portato a invitare le persone a partecipare alla Pigiama Run? Adesso spieghiamo che cos'è. Sono tornata dagli allenamenti del pattinaggio sul ghiaccio. Sì. Ho fatto la doccia, il papà ha visto questa pallina e praticamente abbiamo... C'era qualcosa che non andava, il papà e la mamma si sono preoccupati e hanno deciso di correre in ospedale, giusto, per fare degli accertamenti. Ecco, il giorno dopo, per fare degli accertamenti. È stata, diciamo, ti hanno diagnosticato una malattia importante, ti hanno detto che dovevi fare delle cure, ti hanno detto che dovevi seguire un percorso per guarire e ti hanno detto che lo sport è importante, il muoversi è importante e soprattutto farlo insieme ancora di più. E in qualche modo sei diventata testimone di quello che accadrà anche quest'anno con la Pigiama Run, che è una corsa camminata. Tu l'anno scorso eri a Milano a parlare davanti a un sacco di persone della tua storia e a raccogliere fondi per aiutare le famiglie come la tua in questo percorso complesso. Ma com'è stato parlare sul palco davanti a tante persone? È stato emozionante e sono stata contenta di averlo fatto e praticamente sono stata emozionatissima. Certo, ci credo. 10 anni, ragazzi, 2014, è nata tra l'altro il 29 di ottobre, un giorno prima di me. Poi alla fine abbiamo la stessa età, io 1984, tu 2014, siamo lì come anni, non è che passa tanto. Senti Niki, ti ricordi come si fa a invitare le persone per partecipare alla Pigiama Run aiutando a raccogliere fondi? Cioè, cosa bisogna fare? Bisogna andare sul sito pigiamarun.it. Poi con 15 euro si acquista il kit della gara e poi la cosa essenziale per correre qual è? Bisogna essere vestiti? In pigiama. È ovvio! Ma tu l'anno scorso che pigiama avevi? Com'era? Che fantasia aveva? Che colore aveva? Era lilla con le strisce bianche. Bellissimo. Quest'anno stesso pigiama o lo cambi? Lo cambi. Tra l'altro, per chi ci sta guardando dal canale 67, notate la meraviglia del cerchietto della Niki. Questi sono panda, sono orsetti panda in pandan tra l'altro con la maglia. Quindi quest'anno lo cambi? Il pigiama? Sì. Sì. Possiamo già dire per i curiosi come sarà? Così diamo anche dell'ispirazione. Sì, sarà d'avocado come tutta la mia famiglia. Che bello! Tutti quanti, compresa la tua mamma. Dopo le facciamo fare un saluto alla tua mamma Antonella in chiusura perché è più emozionata di te e tra poco ne parliamo, ma intanto ribadiamo pigiamarun.it, donazione di 15 euro sul sito, si prende il kit gara, tra l'altro si corre in 40 città italiane ma si corre anche ovunque non sia come dire praticamente organizzata, perché ognuno si scarica il kit e corre da solo e lo si fa tutti insieme nello stesso momento, e il 20 di settembre accadrà per sostenere i bimbi malati di tumore aiutati dall'ILT, tutti in pigiama per sensibilizzare sull'importanza di questi momenti, che sono momenti che si affrontano con dei pigiami belli come quello che indosserà anche la Niki. Antonella, sì. Buongiorno, benvenuta. Più emozionata della Niki. Io volevo solo chiederti prima di salutare una parola da mamma a tutte le famiglie che stanno vivendo quello che avete passato voi, che possa essere appunto di sensibilizzazione e di conforto, perché chi più di te? Bisogna avere tanta forza, tanto coraggio, perché l'importante è che questo momento passa, e passa. Le cure sono molto dure, sono difficili e ci sono momenti in cui sembra che non ci sia luce. Però in realtà, soprattutto parlando con gli altri genitori, mi sono resa conto che le cure stanno andando avanti, e anche grazie alla LILT e grazie agli studi che si stanno facendo oggi si riescono a curare tantissimi tumori che prima invece non davano speranze.
pigiamarun.it, tutti presenti il 20 di settembre o nelle 40 città italiane o in modalità anywhere, andate sul sito, trovate tutto. Niki, cosa vuoi fare da grande? Da grande vorrei fare, non lo so ancora, penso... E questo silenzio è d'oro, eh? Vai, 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 se ti viene in mente, se no li lasciamo con la suspense. Prova? No. Suspense, perché ve lo dirà il 20 di settembre quando si correrà la Pigiama Run. Grazie per essere state con noi. Grazie, grazie, grazie a voi.